quindi lascerò poi spazio al nostro sindaco Montini. Danilo Ruggero, per chi non mi conoscesse, sono dell'associazione Mare Libero, è un'associazione di volontari che da diversi anni, almeno 5, si batte per la piena accessibilità e visibilità del mare di Roma, come abbiamo avuto modo di chiarire anche questa sera. Quindi non è solo il mare di Ostia, è il mare di tutti i romani e di tutti quelli che vengono a visitarci. Il problema è annoso, si tratta di una stratificazione, come dire, decennale, pluridecennale, di abusi, di concessioni, di permessi più o meno legittimamente rilasciati. Tutto questo nel corso degli anni ha fatto sì che si assistesse ad una vera e propria privatizzazione della spiaggia. La spiaggia, da bene comune, da demanio pubblico, si è trasformato in proprietà privata. Questo l'abbiamo avuto, diciamo, abbiamo avuto conferma in una delle occasioni in cui ci ricordava Agostino che col Comitato Mare per Tutti dallo scorso anno abbiamo cominciato questa sinergia per contrastare questa realtà. Nel momento in cui ci accingevamo alla scalata del mare, quindi una mattinata di novembre in cui gli stabilimenti, terminata la loro attività stagionale, chiudono e con essi chiude anche il mare, per poter accedere abbiamo dovuto scavalcare un muro di 1,20 m più una inferriata di altrettanto, e quindi anche con un certo rischio. Nel momento in cui ci accingevamo a farlo è venuto fuori uno legato, il figlio del concessionario, chi per lui, e ci ha apostrofato in questo modo. Ados se la ricorda bene perché ha avuto modo di confrontarsi con lui direttamente: ma come vi permettete, state entrando a casa mia? Questo è come dire, simbolicamente rappresenta quello che è accaduto sul mare di Roma, ma che accade anche con sfumature diverse, con diverse modalità sul resto delle coste italiane. Noi stiamo battendoci fino alla fine, devo dire, pur essendo volontari impieghiamo anche parte del tempo che dovremmo dedicare alle nostre famiglie, alle nostre cose personali, per contrastare tutto questo. Siamo contenti che in questo ultimo periodo, almeno dall'anno scorso, abbiamo avuto anche il sostegno dei Giovani Democratici e poi di tutto il PD di Ostia, rappresentato qui da Atos De Luca. È una battaglia che non si prospetta facile, per i motivi che diceva Agostino poco fa, perché c'è dietro questa privatizzazione del mare c'è in realtà un interesse notevolissimo. Si parla di movimenti d'affari di miliardi di euro, quindi non parliamo di bruscolini. Recentemente abbiamo assistito al sequestro di oltre 1 milione di euro ad una imprenditrice del mare. Noi tra di noi li chiamiamo i prenditori del mare, veramente, in modo un po' ironico. Non per criminalizzare, però perché questo sistema in realtà di non rinnovo delle concessioni che si passano dai nonni ai figli ai nipoti di fatto è diventata un usucapione delle spiagge. Il mare di Roma e il fiume di Roma sono connessi non solo da un punto di vista geologico, geografico, ma anche dalla storia. Il fiume è il cordone ombelicale che è a Ostia con il centro della città. Questo accadeva già più di 2000 anni fa, quando c'erano gli insediamenti di Ostia Antica, quando c'erano i porti imperiali di Claudio e Traiano. Il sindaco mi conosce anche perché io ho un altro cappello come sostenitore del comitato per la valorizzazione del parco archeologico di Ostia Antica e Fiumicino Isola Sacra. Detto questo, il fiume è, come dire, gioie e dolori, è il cordone ombelicale con la città, è navigabile, come ci ricordavano i fiumaroli che sono intervenuti prima di me, è una bellezza, è una riserva naturale incredibile. Purtroppo
divide amministrativamente due territori che storicamente sono stati sempre uniti e che dovrebbero continuare ad esserlo perlomeno nella loro unità di intenti. Purtroppo il fiume è anche per noi causa di un grave problema, cioè quello che è stato accennato della mancanza di sedimenti, di apporto di sedimenti, per cui noi combattiamo anche con un'erosione continua delle spiagge che è stata combattuta con diversi metodi, ma che alla fine sono risultati più dannosi del problema che volevano risolvere, scusate, e che non hanno fatto altro spesso che spostare più in là lo stesso problema. Sono d'accordissimo con Agostino quando parla di voler proporre, di voler immaginare un diverso modo di accostarci al mare e alle spiagge. Quando si sente parlare, io di questo sono un po', come dire, controcorrente, Atos delle volte mi dice che sono più estremista degli estremisti, quando sento parlare un po' di spiagge, di fiumi come risorsa, come sviluppo economico, io un pochino, come dire, mi sento un po' male, perché il nostro rapporto con la natura, di cui facciamo parte, non siamo estranei nella natura, dovrebbe essere diverso. Ma tornando un po' alla questione più pratica, e qui anch'io faccio un po' riferimento all'amministratore del comune di Fiumicino, cioè non dovremmo ripensare un attimo il nostro modello di sviluppo? Per esempio, tornando alle spiagge, dobbiamo considerarle come una superficie utile lorda su cui costruire, su cui impiantare attività commerciali, come viene detto e specificato nei piani di utilizzo degli arenili, sia quello in vigore sia quello che è stato proposto alla fine del commissariamento del 10° municipio, o invece dovremmo considerarle, come dire, parte integrante del nostro spazio vitale? Cioè, dobbiamo cedere alla forzature, per quello che mi riguarda, dello sviluppo e della necessità di fare comunque profitto, oppure dovremmo vedere a degli interessi diversi? E questa è stata anche la causa, e concludo, per il quale molti stabilimenti balneari del Mare di Roma hanno potuto realizzare quello che hanno realizzato. Cito solo un caso, circa 15 di loro, se non 17, hanno avuto a suo tempo delle concessioni di durata ultra ventennale, cosa che, diciamo, non era stata mai possibile fino a quel momento, proprio in virtù del fatto che avrebbero apportato dei miglioramenti alle strutture che già erano abbondantemente state costruite sulla spiaggia. Quindi questo, come dire, ci costringe a confrontarci con un modello di sviluppo o di crescita che per me, come dire, è qualcosa che non va assolutamente bene, e che ci porta purtroppo poi ad avere scompensi non solo dal punto di vista naturale, come ci è stato ben spiegato, ma anche economico e sociale. Questo voler invocare sempre la vocazione turistica di Ostia alla fine è stato un alibi per cementificare le spiagge e per espropriare i cittadini dei loro diritti. Qui chiudo veramente, ho letto l'altro giorno una cosa che mi ha fatto riflettere: il pensatore inglese John Locke, alla fine del 600, giustificava l'esproprio delle terre degli indiani d'America da parte dei coloni inglesi dicendo che loro non coltivavano la terra, e quindi non coltivandola, non migliorando economicamente quel territorio, non avevano diritto ad essere i proprietari, e quindi i proprietari sono diventati gli inglesi. E quindi è come se i cittadini romani fossero un po' come i pelle rossa d'America, pelle rossa anche perché stanno molto sotto al sole, no? Che siamo stati, come dire, espropriati del nostro bene comune, delle spiagge, e confinati nelle spiagge libere, nelle riserve sempre più ristrette e sempre più in condizioni pietose, ma questo aprirebbe un discorso molto lungo sull'attuale amministrazione del municipio, che forse lascerei a Ados De Luca. Grazie a tutti.